Ok ragazzi, ci siamo. Bici smontata, quindi per me vuol dire si parte. Volevo condividere con voi quello che faccio e che organizzo prima di partire per un weekend in mountain bike. Bici ovviamente lavata, controllata, pastiglie freni, sostanzialmente bastano quelle, pressione nell'ammortizzatore e nella forcella, catena lubrificata. Cambio registrato, per il resto ok. Gomme le ho rabboccate il lattice, quella davanti sta bene, quella di dietro ho cambiato il copertone, sono passato da un Taipan a un Toro, bello nuovo. Perché Toro? Perché come la gomma davanti tiene benissimo, quindi avercelo anche dietro è un bel vantaggio. Allora, quello che mi porterò sostanzialmente per quanto riguarda la parte officina, attrezzi e cose, niente, solo la pompa grande che mi è comoda quando scarico la bici dalla macchina per gonfiare le gomme prima di partire sui trail. Poi, unica dotazione della bicicletta, vabbè, borraccia e camera d'aria di ricambio, non si sa mai per una riparazione di emergenza. E poi andremo a portarci lo zaino. Ho messo tutto il necessaire, che consiste praticamente, se riesco ad aprirlo, ok, vabbè, paio di guanti in lattice tattici, poi pompa a mano, pompa ammortizzatori, kit di due cacciagomme, smaglia catena, questo vi farò vedere perché tra poco, fascette, multitool e poi basta sostanzialmente. Niente bombolette di CO2, minchiate varie. Giusto, ovviamente, il kit di riparazione per tubeless con i vermicelli. Speriamo di non doverlo utilizzare. L'ultimo, lo scorso weekend non è andata così, però vabbè. A questo punto penso di essermi giocato il jolly. Questo weekend spero di stare tranquillo. Smaglia catena perché generalmente, vabbè, la catena non si rompe. Quello che si rompe è la falsa maglia. Dove sta? Eccola qui. Quella che si rompe è quella. Quindi io che faccio? Me ne porto sempre una dietro. Come me la porto? Per evitare di perdermela, la attacco qui al cavo del cambio con un pezzo di nastro isolante. Quindi so che ce l'ho sempre lì di ricambio se si dovesse rompere. E un attimo la tiro via di qua e la monto con la pinza che ho nello zaino. Ok, per il resto poi vabbè, abbigliamento solito base, scarpe, casco, mascherina, guanti, ginocchiere, gomitiere e una maglia intima protettiva. Quindi questo è quanto, adesso andremo a caricare tutto lì dentro. E si parte. Ciao ragazzi!